Sul feretro la maglia numero 4, il suo numero, del Colonia Spiaggia di cui era stato il capitano, la sciarpa del Milan, la sua squadra del cuore e di cui era il primo tifoso, gli applausi di centinaia di persone che hanno voluto tributare, l'ultimo saluto a Gianni Corradetti, l'agente di commercio di Colonia Spiaggia morto martedì scorso dopo essere stato investito sulla A14 da un Fiat Doblò. Un intero paese si è stretto attorno al dolore del papà Nino, della mamma Gabriella, della moglie Alessandra, il figlio Stefano, della sorella Cinzia e del fratello Federico. Davvero troppo piccola la chiesa del santuario della Madonna dello Splendore per contenere familiari, amici, ex compagni di squadra e dirigenti di calcio. Ognuno ha avuto un ricordo di Gianni da raccontare. Straziante la lettera del figlio Stefano che con il padre aveva un legame forte, indissolubile. Sei stato, sei e per sempre sarai il numero uno in tutto. Come padre, come lavoratore, come amico, come calciatore e soprattutto il numero uno tifoso milanista. Sei la mia forza, il mio eroe, il modello a cui ispirarmi per cercare di fare quanto bene recato a tutti noi. Mi ha insegnato tantissime cose, trasmesso tantissimi valori come il rispetto, la dedizione, la passione, l'amore per la famiglia e tanto altro ancora. Dopo il rito funebre, il feretro è stato tumulato nella cappella di famiglia nel cimitero di Giulianova accanto alla sorella Antonella scomparsa 16 anni fa. Intanto vanno avanti le indagini della polizia autostradale per ricostruire la dinamica dell'incidente avvenuto dopo il casello di Civitanova Marche su un rettilineo e dove la A14 è a tre corsie. Il conducente del Fiat Doblò, indagato per omicidio stradale, dice di non aver visto l'uomo che si era fermato sulla corsia di emergenza dopo l'esplosione di un pneumatico. Corradetti avrebbe voluto raggiungere una piazzola di emergenza distante una settantina di metri dal punto in cui è stato investito, ma la vettura che stava guidando era ormai ingovernabile, motivo per cui aveva dovuto fermarsi sulla corsia di emergenza. Era sceso dall'auto per constatare il danno e chiedere probabilmente l'intervento di un carro attrezzi quando è sopraggiunto il Fiat Doblò che non gli ha lasciato scampo. Non è esclusa tuttavia l'ipotesi che il conducente del furgoncino possa essersi distratto.